Carlo Cantone, al termine di questa gara 1, Orzinuovi vince 7-2, 6-2 con un po' di brividi finale, un tuo commento? Sì, sono partite che non finiscono mai, avevamo tracciato un bel solco tra noi e loro con un bel vantaggio di 18 punti, però sono finali, loro sono stati bravi a rientrare, noi altrettanto bravi a ricacciarli indietro. Ecco, è stata una partita che era iniziata bene per loro con un 5-0, poi abbiamo risposto, abbiamo faticato dalla lunga, fortuna in quel momento lì, abbiamo trovato tu che hai ritrovato la via dai 6-75. Sì, ognuno di noi deve dare il massimo, ognuno di noi si deve far trovare pronto e penso che stasera ognuno di noi ha dato il contributo. Speriamo di continuare così perché la serie sarà sicuramente lunga. Come hai visto gli avversari? Sicuramente una buona squadra, allenata molto bene, poi queste partite danno sempre, tutti diamo sempre qualcosa in più e si è visto. Adesso bisognerà rassettare la serie a 5, lunghissima, e martedì c'è subito la rivincita. Sì, questa partita va già dimenticata, anzi va rivista e capita dove possiamo migliorare. Pensiamo soltanto a martedì e a cercare di tenere inviolato il nostro campo nei playoff. Grazie Carletto, buona doccia. Grazie a voi, ciao. Ale Muzio ai nostri microfoni, gara 1 è finita, 7-2, 6-2, un commento? Insomma, partita sofferta direi, no? Siamo stati bravi comunque a condurre dall'inizio alla fine, però forse non abbiamo dato la mazzata definitiva quando siamo andati a più 18 e lì Omegna, che è una squadra di orgoglio abituata a giocare nelle difficoltà perché anche oggi non avevano cora le Simoncelli, ha rimontato con un po' di bombe di fila di Daniello, è tornata a 4 punti, probabilmente non ha mai riuscito ad avere in mano la partita perché poi dopo siamo riusciti a rispondere con una penetrazione di Ruggero, un altro canestro di Ruggero, un canestro di Rudi, abbiamo vinto di 10, però è stata una partita dura come me la immaginavo. È una serie, quella finale e i playoff in genere, dove la testa conta molto e difatti li abbiamo visti partire sul 5-0 loro e nel finale forse mentalmente non avevamo staccato ma pensavamo di gestire qualche energia, invece loro in un attimo l'hanno riaperta. Sì, assolutamente, non si può mai pensare di gestire in questo sport perché è uno sport che ha delle regole chiare e bisogna cercare di giocare fino alla fine. Probabilmente abbiamo pensato, non dico che la partita fosse finita, abbiamo cercato di far passare il tempo come capita a volte, no? Guardavamo il tempo, speravamo che passasse, invece le vittorie. E poi, come abbiamo fatto bene nell'ultimo minuto e mezzo, bisogna andare a acchiapparle. Noi siamo stati bravi a portarci sull'1-0. Direi è stata una vittoria importante. Vediamo cosa ci prospetta gara 2 adesso. Loro avevano due assenze importanti, tu te l'aspettavi così, Omegna? Assolutamente, sono abituati, come ho detto prima, a giocare nelle difficoltà e credo che non abbiano mai giocato al completo se non pochissime partite, forse inizio anno, quindi è una squadra che non molla, ha delle alternative, ha gente di orgoglio, di carattere, Daniello, Rigoni, Gasparina, anche i due ragazzi giovani, Perez e Villa, sono giocatori di prospetto, quindi, e poi come hai detto tu, è una finale, quindi in finale nessuno molla. Mi va a rassettare subito immediatamente perché martedì è già dopodomani. Sì, ormai è storia la partita, fortunatamente una storia positiva, adesso dobbiamo essere bravi a ripartire da zero, a capire che Omegna è una squadra che non molla niente, vedremo se avrà i giocatori che mancavano stasera, ma non è un problema, nel senso che comunque sarà una partita dura, noi dobbiamo stare attenti e capire che le partite vanno giocate fino in fondo con la testa giusta. Grazie mille. A voi, ciao, a martedì. Ai nostri microfoni coach Ghizzinardi dell'Omegna a commentare questa gara 1 che Orzinuovi ha vinto 7-2-6-2. Bravi, complimenti a Orzinuovi, penso che più di così oggi non si potesse fare, siamo stati in partita fino alla fine, addirittura meno 4 e poi lì abbiamo concesso un canestro troppo facile a Ruggero perché avremmo potuto fargli venire dei pensieri strani e farli un po' dubitare. Ma insomma ci mancava Corral, che ci manca ormai da tempo, ci mancava Simoncelli, devo dire che i miei ragazzi hanno dato tutto e sono molto contento della loro prestazione. Diciamo che sotto questo aspetto siete allenati da una stagione in cui hai dovuto fare un po' miracoli con gli infortuni e con le assenze. Sì, purtroppo abbiamo rinunciato al torneo settembre qua e a me dispiace molto perché era un torneo
che serviva prima dell'inizio del campionato per rodare la squadra, abbiamo dovuto rinunciarvi una settimana prima perché eravamo con quattro assenze e mi viene da ridere presentarmi qua a fine maggio a giocarmi la finale nella stessa situazione di prima. Comunque un Omegna che ha lottato, che ha dimostrato mentalmente di poter reggere il confronto sia stasera sul seguito di quello che ha fatto vedere nelle cinque gare di semifinale con Piacenza. Sì, dobbiamo avere un pochino più di dobbiamo limare qualche errore perché troppi canestri facili oggi abbiamo concesso, sebbene non è che non abbiamo mai mollato, però bisogna limare ancora qualcosa in difesa e in attacco bisogna avere un pochino più fiducia, soprattutto bisogna essere non solo monocordi perché oggi Gasparin ha tirato un po' troppo, si è tirato un po' troppo il collo, tra 48 ore deve di nuovo giocare, insomma dobbiamo trovare delle alternative anche in attacco. È già un'anticipazione quindi al match che ci sarà tra due giorni? Ah sì, insomma, dal punto di vista dell'atteggiamento, della mentalità non ho nulla, ma non ho mai avuto nulla da rimproverare ai miei. È chiaro che per andare a Montecatini, per battere questo Orzinuovi ci vuole un pochino più di qualità e oggi c'è un po' mancata alla fine. Ti ringrazio, ci vediamo a martedì.